Non si è sentita una parola. Per far breve, via il funky, dalla prossima ci sarà Totò che canta in napoletano due ottave sotto. E poi dicevo, non c'è nessun tipo di sorpresa, perché appunto La Presa di Roma è il film di oggi. E oggi inizia Stai Muto. Stai Muto è la seconda rubrica che dovrebbe andare in ordine, in onda, in ordine, rispetto alla prossima, alla volta scorsa. Quindi il giovedì, cioè oggi, alle 22, tutti i giovedì possibilmente, si spera. Stai Muto è una rubrica un pochino diversa rispetto a quella del martedì sera. Come si intuisce dal titolo, i titoli non sono particolarmente, sono stati inventati un minuto cada uno, fondamentalmente. E Stai Muto, si guarda un film muto, se la serata lo consente, se il film lo consente, se il film è particolarmente corto, anche due, anche tre, insomma, quelli degli esordi a volte durano un minuto, quindi si potrà fare una serata con tre film degli esordi. Però oggi partiamo con La Presa di Roma, che dura 6 minuti tondi più o meno, anzi in realtà questa versione qua 4:31, anche se teoricamente dovrebbe durare 6 minuti, però non so perché. Perché La Presa di Roma? La Presa di Roma è fondamentalmente ricordato come il primo film italiano. Ora, bisognerebbe fare qualche piccola precisazione al riguardo, nel senso che effettivamente il film è del 1905, chiaramente la visione sarà alternata da un corredo di informazioni storiche, teoriche, a seconda dei casi, quando insomma saranno utili. In questo non c'è granché di teorico, ad esempio. Informazioni relative alla produzione, informazioni relative a eventuali restauri. Qualora dovessimo vedere un'edizione restaurata, questa è un'edizione restaurata ad esempio, quindi parleremo del restauro. Dicevo, La Presa di Roma è ricordato come il primo film italiano. In realtà sarebbe meglio chiarire, aggiungere una parolina, perché La Presa di Roma è il primo film a soggetto italiano, è del 1905. Nel 1905 l'industria italiana, l'industria cinematografica italiana, che diciamo si è assestata, è nata con un discreto ritardo rispetto ad altre, pensiamo quella francese ovviamente con un netto ritardo di quasi una decina d'anni, in realtà anche quella francese ci ha messo un paio di anni a ingranare, quindi un po' meno di una decina, però siamo lì. Nel 1905 in Italia cominciano a nascere un po' dappertutto, Roma, Milano, Torino sono centri molto importanti, ma anche Napoli, c'è la Dora Film. Cominciano a nascere le prime case di produzione, alcune di queste case di produzione hanno delle sale. La Presa di Roma è della Alberini Santoni, che nasce nel 1905, quindi lo stesso anno in cui viene creata l'Alberini Santoni, che poi è una delle case più, una delle prime, una delle più importanti, proprio perché dà la vita lo stesso anno La Presa di Roma, per la regia di Filoteo Alberini, che appunto Alberini Santoni era uno dei fondatori della casa di produzione. Alberini Santoni l'anno successivo verrà venduta, un barone se non ricordo male, che la trasformerà nella Cines, altra casa storica del cinema degli esordi. Trovo queste cuffie rumorose. Comunque dicevo, primo film a soggetto, è importante da ricordare questa cosa perché, benché effettivamente sia, almeno per quanto ne sappiamo, la prima proiezione pubblica, e forse anche il primo film italiano, va detto che effettivamente prima del 1905 c'erano sicuramente delle vedute italiane, quei film dal vero, quindi con camera spesso fissa, non è detto, a inquadrare varie parti del nostro bel paese, del nostro panorama preferito. E in realtà poi se andiamo a vedere proprio le date, io ad esempio ho questo fanetto qui, che è della Cineteca di Bologna, che raccoglie appunto, come dice il titolo, Grand Tour italiano, raccoglie una serie di vedute, una serie di oggi li scambieremo per quasi documentari, anche se l'intento non era proprio quello, cioè sì, era di documentare i luoghi, ma non di creare discorsi particolarmente organizzati, erano semplicemente riprese dei luoghi. E tutti successivi al 1905, largamente sono tutti film del 1910. C'è un film del 1904 ambientato a Napoli, se non erro, però è di produzione Pathé, che quindi è catalogabile come film francese a tutti gli effetti, anche se probabilmente
gli operatori erano tutti italiani. La patella aveva le mani anche da noi, tranquillamente sguinzagliava operatori del luogo che però lavoravano per loro. Quindi la presa di Roma può anche essere considerata a tutti gli effetti, volendo, il primo film italiano, sicuramente la prima proiezione pubblica del nostro paese. Bisogna insomma stare attenti perché potrebbero esserci delle vedute italiane o magari anche solo girate da italiani, e quindi la questione è un po' più complessa. A questo bisognerebbe comunque aggiungere una premessa generale che vale per tutti i film muti, quindi teniamocelo in testa perché questa cosa vale per questo, ma varrà per tutti i film che vedremo nella rubrica Stai Muto, ovvero che si stima che il 70% circa del patrimonio cinematografico del muto, quindi fino approssimativamente agli anni 30, al 29, quando viene di fatto aggiunto il sonoro, è andato perduto. Quindi il 70% dei film muti sono andati al macero, perché comunque una volta non c'era quella tendenza alla salvaguardia, che è piuttosto recente. Si comincia a parlare di restauro come lo conosciamo oggi, se non sbaglio, dagli anni 80. Tra l'altro la scuola bolognese è molto importante nell'affermarsi in Italia e in Europa di un certo tipo di visione del restauro. Quindi chiaramente Farinelli, Canosa e via dicendo hanno giocato un ruolo particolare, preponderante anche in quella che è l'idea contemporanea di restauro. Una volta invece non ne fregava niente nessuno, anche perché chiaramente parliamo dei primi del Novecento soprattutto, il cinema doveva ancora farsi largo, doveva ancora essere accettato tra le arti, tutti gli effetti, ci vorrà parecchio. I primi spunti lo vedremo poi anche in un video canale sono di Ricciotto Canudo, ma comunque per quanto Canudo sia uno dei primi a parlare di sesta arte, settima arte, il cinema per tutti i primi decenni del Novecento dovrà fare a gomitate con le altre arti per venire accettata nel novero. Quindi fondamentalmente il 70% è andato perso perché nessuno gli fregava nulla del cinema, lo vedevano come un semplice intrattenimento da barcone, quindi una volta ammassate le pellicole, che tra l'altro erano in nitrato, quindi già non erano predisposte ad una lunga vita, soprattutto se la conservazione non era ottimale, e nel più dei casi non lo era. In più spesso venivano messe al macero perché chiaramente erano uno spreco di spazio, per lo più. Altre volte venivano, e questa è una cosa che se non sbaglio viene detta anche in Hugo Cabret, si accenna in maniera molto drammatica, effettivamente c'è una visione quasi catastrofica della cosa, venivano sciolte, messe anche lì al macero e riutilizzate, compattate per fare i tacchi delle calzature, i tacchi delle scarpe. Quindi c'è questa figura drammatica, se non sbaglio, proprio di Hugo Cabret, che, in cui viene detto che i film di Méliès venivano poi utilizzati per camminare, quindi ci camminavano sopra, proprio dà l'idea di quanto poco importasse a tutti quanti nei primi del Novecento del cinema. Quindi il 70% è perso e noi discutiamo di questo 30%, dopodiché abbiamo magari qualche fonte diretta o indiretta, però c'è sempre il beneficio del dubbio. Quindi la presa di Roma, primo film italiano, meglio dire primo film a soggetto italiano, quindi film di finzione, film che ha una sceneggiatura in cui dei malcapitati interpretano effettivamente dei ruoli e quindi mandano avanti una storia, proprio per sicurezza. Dell'Alberini Santoni, di Filote Alberini, di Filote Alberini era l'Alberini Santoni, di Filote Alberini è questo film del 1905, stesso anno in cui è andato a creare la casa di produzione. Chi era Filote Alberini? Filote Alberini è ricordato come una delle personalità più importanti del cinema italiano, degli esordi, dei primi anni del cinema italiano. Non solo perché ha girato questo film, che appunto è decisamente importante per la nostra storia, ma anche prima di arrivare di fatto a mettere le mani sia su una casa di produzione, a creare la sua casa di produzione, sia a mettersi dietro la macchina da presa. Aveva provato in qualche modo ad emergere nel settore. Perché? Perché oggi lo ricordiamo come uno dei pionieri del cinema. Filote Alberini è stato in qualche modo vittima di un spiacevole episodio
che lo colloca poi in tutti quella serie di nomi che oggi non vengono ricordati, comunque vengono ricordati in maniera nettamente inferiore rispetto ai cari Lumière, che a detta di tutti sono i padri del cinema, sono coloro che, i quali hanno inventato il cinema. Perché? Perché Filippo Alberini nel 1894, quindi un anno prima della presentazione ufficiale di quella data che a livello globale viene ricordata ancora oggi come il giorno in cui nacque il cinema, un anno prima aveva inventato questo apparecchio che chiamava kinetografo Alberini. Kinetografo l'aveva preso in prestito da Edison, perché anche lo strumento di Edison si chiamava kinetografo, quello di ripresa. Edison, il cinema di Edison era diviso in due strumenti, kinetografo per le riprese e kinetoscopio per la visione. Era uno strumento al tempo fallimentare che perse la lotta nei confronti del cinematografo dei fratelli Lumière proprio per questa caratteristica, la visione singola, tra l'altro ingobbiti in avanti, mentre il cinematografo offriva una visione pubblica che chiaramente era più apprezzabile. Oggi probabilmente è preferibile la visione singola, nel senso che streaming, televisione, a casa e via. Quindi Edison in realtà era arrivato semplicemente corto rispetto ai tempi, poi c'era quel problema posturale. E quindi un anno prima della grande proiezione del famoso che si aprì con l'uscita dalle officine Lumière, dalle fabbriche, il nostro Filippo Alberini aveva già presentato all'ufficio brevetti italiano questa macchina, questo kinetografo Alberini, che aveva dei notevoli punti in comune con quello che sarebbe stato poi il cinematografo dei fratelli Lumière, in particolare proprio perché, a differenza di tutte le altre macchine, svolgeva già due funzioni, quindi faceva sia da ripresa che da proiezione. In realtà il cinematografo dei fratelli Lumière arriverà a svolgerne tre, perché consentirà anche la stampa della pellicola, quindi proprio il non plus ultra. E infatti, fondamentalmente, al di là di varie problematiche storiche e disavventure, il motivo per cui i Lumière vengono riconosciuti come gli inventori del cinema è anche questo, proprio perché sono riusciti ad inglobare nel loro cinematografo tutto quello che è venuto prima, tutte le ricerche prima l'hanno inglobato in un'unica macchina che faceva tutte queste tre cose: faceva le riprese, faceva le proiezioni e stampava le pellicole. Nel 94, però, Alberini aveva inventato questa macchina che non stampava la pellicola, ma faceva sia le riprese che la proiezione. Tuttavia, per una serie di problematiche burocratiche, il brevetto non venne accettato fino al tardo 1895. Comunque ci fu un ritardo, adesso non mi ricordo se addirittura l'anno dopo, nel 96, e quindi rimase un po' così appeso, perché nel frattempo i Lumière si erano fatti un nome, si era fatto un nome chiaramente anche Edison, che aveva aggiustato un po' tutte le sue apparecchiature. E Filote Alberini rimase lì con un palmo di naso e in realtà non rimase proprio lì, perché continuò a lavorare nel settore, credendoci, forse credendoci anche più dei Lumière, che notoriamente non erano proprio lungimiranti nei confronti dell'apparecchiatura che loro stessi avevano inventato. E arrivò appunto nel 1905 a creare la sua casa di produzione e a dirigere questo film. Il film è composto da sette quadri totali. Solitamente quando guardiamo i film degli esordi parliamo di quadri, non di scene, non di inquadrature. Inquadrature sarebbe anche corretto, fondamentalmente. Sono quadri, sono inquadrature fisse, non per il periodo storico, nel senso che se ne andiamo a vedere nel 1905 in Francia, con un'industria cinematografica già super avviata, i movimenti di macchina non erano assolutamente rari. Ad esempio, nella Gallina delle Uova d'Oro, che è un film del 1905 di Gaston Bell della Pathé, con, si dice addirittura nel ruolo di regista nascosto, ma comunque come uomo degli effetti speciali, quel secondo de Chaumont che diventerà una sorta di Méliès in seconda, il Méliès della Pathé. E che appunto contiene in apertura questa sorta di strano movimento che, tra l'altro, è ancora oggetto di dibattito oggi quando si parla di carrello, perché è una sorta di panoramica che però si muove in maniera strana. Quindi c'è chi sostiene, ad esempio, che ci fosse già una sorta di carrello sotto
ben prima, una decina d'anni prima di quel pastrone di Cabiria. E quindi fondamentalmente la scelta di utilizzare inquadrature fisse è dovuta principalmente all'arretratezza anche della tecnica del cinema italiano sul cinema francese e forse anche d'oltreoceano. Quindi 7 quadri totali, in realtà non sono tutti i quadri che dovrebbero comporre il film, lo vedremo, perché al di là delle didascalie ci sono delle parti mancanti proprio, che vengono sottolineate con un testo come si usa nella maggior parte dei restauri, o almeno in quelli migliori, in maniera chiaramente diversa a livello grafico rispetto alle didascalie normali, è in bianco e nero con didascalie, imbibite. Quindi focciate nel colore di rosso, e poi vedremo il motivo. C'è un motivo a livello filologico per questa cosa. E come si può evincere dal titolo, parla ovviamente della presa di Roma, che è l'episodio cardine del Risorgimento. Tra l'altro, 2 giorni fa era l'anniversario della Breccia di Porta Pia, e non è un caso, chiaramente, per il primo film a soggetto italiano si sceglie un episodio. Particolare, un episodio significativo della storia italiana. Il Risorgimento anche più avanti verrà preso spesso nel cinema degli esordi, nel cinema muto come esempio a più riprese, proprio perché chiaramente è un pretesto per celebrare un po' tutta la nazione. Quindi faccio partire il video, che ho già parlato troppo. Non è il video, ma il film, soprattutto. Sicuramente troverete, a parte che in giro scrivono il primo lungometraggio italiano, ma non è assolutamente vero, perché il primo lungometraggio italiano semmai è l'Inferno della Milano Film. Questo chiaramente non è un lungometraggio, per quanto manchino 3 quadri, quindi ne abbiamo 7 su 10. Anche con quei 10 la durata sarebbe stata intorno ai 12 minuti, si stima. Probabilmente un pelino di più. Quindi definire un lungometraggio è chiaramente sbagliato perché anche se fosse la sua versione completa, senza parti perdute, il numero di metraggio di pellicola sarebbe comunque troppo scarso per far sì che possa essere considerato un lungometraggio, non sarebbe neanche un mediometraggio probabilmente. E poi, per contro, c'è chi, probabilmente se scrivete su Google, oggi per cercare le immagini per le storie Instagram l'avevo cercato su Google e se non sbaglio viene fuori la scritta cortometraggio, che potrebbe sembrare più giusta, visto che fondamentalmente il film dura 4 minuti e mezzo, dai 4 ai 6 minuti, ma è comunque sbagliata a livello proprio filologico perché il termine cortometraggio, così come il termine lungometraggio, sono arrivati dopo. 1905, ben dopo il 1905. Questa concezione di cortometraggio, lungometraggio, mediometraggio sono chiaramente non sullo stesso livello storico. Quando questo film è stato fatto, era un film a tutti gli effetti, così com'è un film Le Voyage dans la Lune di Méliès, che è del 1902. È un film, non è un cortometraggio perché dura poco. Al tempo non esisteva quella terminologia, quindi è inutile applicare dei termini che sono nati dopo per qualcosa che è antecedente. È un errore a tutti gli effetti, è un errore storico, filologico, come volete. Quindi va semplicemente definito un film, il primo film a soggetto italiano. Questa è la versione restaurata del 2007 e oltre alla musica hanno aggiunto anche dei suoni di cavallo, a meno che non siano aggiunti solo per questa versione, quindi solo nel contesto digitale e il restauro ne fosse privo, non lo so. Mi sembra una scelta particolare, anche qui a livello filologico, inserire il rumore dei cavalli. Quindi penso che potrebbe essere esterna all'operazione di restauro aggiunta dopo.
chiaramente è un'impostazione estremamente teatrale, è un cinema che sta nascendo in quel periodo lì. Siamo più indietro della Francia, nettamente, siamo più indietro degli Stati Uniti. E il fatto che manchino dei quadri non aiuta, anche perché ad esempio questa diciamo sezione, questa parte che inizia con la didascalia, quindi i due generali a confronto, con uno che prova a convincere l'altro di relativamente alla resa senza successo, teoricamente dà i bollettini dell'Alberini Santoni doveva durare di più e doveva contenere addirittura delle altre inquadrature. Sembra strano perché comunque è abbastanza completa, però la linea generale sembra quella attualmente. Effettivamente ha un inizio, ha uno svolgimento e ha una fine, quindi non vedo come potrebbe essere più lunga. Questa parte qua, che è chiaramente uguale all'inquadratura iniziale, al quadro iniziale, e la troveremo dopo specchiata, perché la maggior parte dei fotogrammi che compongono questo film e il restauro del film non derivano da negativi trovati in giro, né da positivi, né da nulla, anche qui le cannonate. Tutto fatto per renderlo un pochino più immersivo, perché chiaramente, ecco, questo non è una didascalia, è semplicemente una forma di didascalia che viene inserita, chiaramente distinguendola bene anche a livello grafico, da quelle tradizionali, da quelle ufficiali, per raccontare di solito delle sequenze mancanti. Qui significa che è il primo dei nostri tre quadri che non sono mai stati trovati. Come facciamo a sapere effettivamente che come fa il restauratore a sapere che lì c'era una scena? Ci sono diverse possibilità. Solitamente parlavo prima di fonti dirette o fonti indirette, testimoni diretti o testimoni indiretti. Si parla di testimoni diretti nel caso in cui vengano trovati delle pellicole, quindi ci sia un negativo, ci sia un positivo, da cui comunque poi attraverso determinati procedimenti è possibile riottenere un negativo per eventuali stampe future. Quelle sono fonti dirette, ovviamente, sono film che erano stati fatti in quel periodo, o magari erano stati ristampati in seguito, perché la pellicola chiaramente nel tempo si disfa. E le fonti indirette, e questo film è praticamente stato ricostruito solo su fonti indirette, sono diverse. Ad esempio, possono essere parti del film presenti all'interno di altri audiovisivi, e dopo vedremo che effettivamente questo è il caso. Possono essere dei testi, può essere ad esempio la sceneggiatura ufficiale, se c'è una sceneggiatura, può essere il catalogo della casa di produzione e i bollettini, ed è anche qui il caso, ci sarà un bollettino molto importante della Santoni Alberini, o addirittura altre fonti di tipo letterario, come possono essere romanzi, e anche qui ci torneremo più avanti. Quindi fondamentalmente questa sarebbe dovuta essere una delle inquadrature, uno dei quadri. Peccato che non siamo mai riusciti a trovare quella parte di pellicola. Appunto, c'è una bella differenza rispetto alle didascalie ufficiali. Anche qui si è scelto di utilizzare questo unico fotogramma, che tra l'altro non ho ancora capito bene da dove provenga, nel senso che non si parla di un ritrovamento di una pellicola danneggiata, o comunque di quella parte lì, pellicola no, perché chiaramente è tutto da fonti indirette, però di quel fotogramma in altre fonti indirette non si parla di nulla, si dice solo che è stato scelto quel singolo fotogramma, ma non ho capito da dove proviene, quindi non ho capito se effettivamente è un fotogramma immaginato a posteriori, messo in scena a posteriori, ma credo di no, spero di no, o se è un fotogramma che effettivamente è stato trovato in qualche fonte indiretta e era stato messo lì singolo proprio perché era arrivato a sopravvivere solo lui, come se la pellicola prima e dopo fosse danneggiata irrimediabilmente, quindi hanno scelto di mettere quel fotogramma al posto di una didascalia integrativa come quella in bianco prima, e comunque dopo ne hanno messo un'altra per spiegare che effettivamente
i cannoni sparano e aprono la famosa breccia di portapia. Questa è una delle inquadrature più famose probabilmente del film, e si dice che le comparse, quindi tutti questi artiglieri, facessero costantemente il giro da dietro le mura dopo aver passato la breccia, e ritornassero in campo in maniera tale da simulare un quantitativo di persone smisurato, quando in realtà erano probabilmente solo quella ventina lì che continua a girare e rigirare intorno per fare questa inquadratura notevole anche per i tempi, per il cinema dei tempi sicuramente. E c'è un'altra mancanza. Che è la terza. Quindi sono 7 quadri di 10. Ma no, questa è la terza. Ok. Non so perché manca in questa versione l'apoteosi. Ho scelto l'unica versione senza apoteosi possibile. Che meriterebbe un discorso a parte. Infatti questo dura 6 minuti, ben capito, perché quello durava 4:30. Qui dovremmo arrivati. Apoteosi. E questo è il quadro finale del film, che è interessante per più motivi. Allora, innanzitutto da un punto di vista di narrazione, è un qualcosa di extra diegetico. Non viene rappresentata la realtà narrativa del film, siamo in una sorta di realtà alternativa, celebrativa, puramente celebrativa. Al centro abbiamo questa donna che incarna chiaramente la nazione, l'Italia. E poi abbiamo i quattro personaggi cardine, diciamo, di tutta la celebrazione, di tutta la storia italiana di quel momento, che, come diceva De Scalia, sono Garibaldi, Mazzini, Cavour e Vittorio Emanuele II. L'altra cosa interessante è che chiaramente questo fotogramma è stato colorato a mano, presumibilmente imita quella che è... Dico imita perché è un procedimento che è stato fatto a posteriori, e che non significa comunque che il fotogramma non possa essere stato colorato a mano, effettivamente. E, colorato a mano, come faceva poi Méliès con gran parte dei suoi film, con grandissima cura. E la cosa interessante è che appunto questo segmento, questo quadro, è antinarrativo, non porta avanti la narrazione. Tra l'altro siamo in un periodo in cui il cinema non è ancora narrativo, è il cinema delle attrazioni e tutto quanto, quindi c'è una sorta di autarchia delle inquadrature, dei quadri, come la chiamano gli storici, una sorta di indipendenza, no? Non c'è quel collegamento netto tra un'inquadratura e l'altra. Questa è ancora meno collegata, perché è proprio su un altro livello, un po' come il pavone di ottobre di Eisenstein. È proprio la stessa cosa, ma nel senso che chiaramente è non diegetica. È curioso perché un'inquadratura del genere solitamente ce la ritroviamo quasi sempre nei film delle origini, o all'inizio o alla fine del film, proprio perché in mezzo andrebbe a interrompere un po' il flusso. Ad esempio, se pensiamo a uno dei grandi titoli del muto e del cinema degli esordi, che è The Great Train Robbery di Porter, c'è quella famosa inquadratura finale con il bandito che spara in piano americano, mi pare, che spara direttamente verso il pubblico, guarda il pubblico e gli spara. Il bandito, che è uno di quelli che si vedono in precedenza nella storia. Si dice che secondo il catalogo della casa di produzione, se non sbaglio è un film Edison, quel fotogramma poteva essere, cioè questa nota per il proiezionista, poteva essere mandato o all'inizio del film o alla fine, proprio perché doveva essere messo in due parti in cui
non doveva interrompere il flusso narrativo. The Great Train Robbery è poi, che poi in italiano è La Grande Rapina al Treno, se non sbaglio. È un film molto più narrativo, molto più avanti dal punto di vista narrativo, quindi inserire quella sorta di stop di momento strano a livello percettivo, sicuramente per il pubblico del tempo, in mezzo sarebbe stato una sorta di delirio, un suicidio vero e proprio per la narrazione, per la storia. Qui si fa più o meno lo stesso, si mette alla fine l'apoteosi, sia perché chiaramente la celebrazione arriva alla fine, sia perché chiaramente sarebbe stato un momento un po' strano, prima o dopo. Se dopo questa apoteosi ci fosse stato qualcos'altro, sarebbe stato mal digerito, probabilmente. Non sappiamo chiaramente se l'intenzione era quella o se semplicemente erano contenti di chiudere il film con questa celebrazione. Bisogna fare una precisazione sui colori, dicevo. Qui si è scelta una colorazione manuale perché partiamo dall'origine, perché il film poi è terminato. Questa è l'inquadratura finale, il quadro finale, la celebrazione estrema che celebra l'Italia con i suoi quattro eroi, le sue quattro personalità principali. Dicevo, il film è un restauro del 2007 e è stato fatto esclusivamente da fonti indirette, da testimoni indiretti, che nello specifico sono tre. Quindi non è mai stato ritrovato nessun tipo di bobina del film, dove magari alcune parti erano danneggiate e altre no, mai nulla di tutto questo. La prima fonte video che si ha del film è del 1935 ed è di una rivista Luce, non una rivista chiaramente cartacea, rivista che abbiamo qui, un estratto video, era anzi un montaggio video per celebrare i 40 anni di nascita del cinema, che parte dall'inizio, parte dai Lumière, e a 2 minuti c'è questo momento. E va. Questo, ad esempio, è un film Lumière. Ed ecco l'opera di un coraggioso italiano, Piloteo Alberini, che nel 1904 produsse a Roma il primo film teatrale. Teatrale. E qui c'è l'inquadratura che abbiamo visto prima. Specchiata, probabilmente per errore loro, per errore di chi ha montato questa parte qua, l'ha montata al contrario. Perché come abbiamo visto nella versione restaurata è girata dall'altra parte. E anche andando avanti. Qui è girata dalla parte giusta, cioè come l'abbiamo vista prima. Ci sono le altre inquadrature, quindi cosa è successo? Nel 1935 viene fatto uscire dall'Istituto Luce questo video per i 40 anni del cinema, che contiene al suo interno delle parti, probabilmente estratte da negativi che poi sono andati perduti, delle parti del film. Queste parti del film sono le stesse che noi vediamo nel nostro restauro. Sono state ritrasformate in negativo e utilizzate per il restauro del film. Queste sono le uniche parti video utilizzate dai restauratori. Non ci sono altre fonti video. Quindi questa è una fonte. Perché probabilmente tutte le altre copie, magari erano pure poche, sono andate perdute. O sono state distrutte volontariamente o si sono sciolte. Perché appunto il nitrato, se non conservato, brucia, si scioglie, fa dei danni allucinanti, e spesso forse è meglio distruggerlo per evitare dei danni se proprio non vogliamo mantenerlo come si deve. La seconda fonte è il bollettino Alberini Santoni, bollettino della casa di produzione, che in qualche modo è la fonte principale per quello che concerne le scene mancanti, quindi quei tre quadri mancanti del film, perché va a descrivere tutte le scene del film, scena per scena. Questo bollettino, le informazioni di questo bollettino sono poi state integrate dai restauratori con la terza fonte indiretta, che è un romanzo. È un romanzo, e tra l'altro abbiamo un estratto del romanzo, esatto, di Gualtiero Fabbri. Il romanzo si chiama Al cinematografo, e come dice in questo estratto, che poi è solo un pezzettino, che è del 1907, quindi di 2 anni dopo,
non so per quale, fondamentalmente descrive passo passo tutta la proiezione ed è da questo romanzo che hanno tratto le informazioni sia sulle scene, quindi è andato a integrare il bollettino ufficiale, il documento ufficiale dell'Alberini Santoni, sia la colorazione, per due motivi, sia per quello che riguarda le didascalie, perché nel testo Gualtiero Fabbri parla di didascalie fiammeggianti e quindi da quel fiammeggianti hanno deciso. Hanno optato per l'imbibizione a rosso. L'imbibizione, appunto, è un, come dicevo prima, un processo che, a differenza del viraggio, che è un processo chimico sempre utilizzato per la colorazione della pellicola ai tempi del muto. Il viraggio colorava le parti scure della pellicola. L'imbibizione invece consisteva semplicemente nel lasciare a mollo la pellicola in un liquido colorato. E questo liquido attaccava sulle parti chiare, sui bianchi e sui grigi più chiari. E erano due procedimenti che potevano anche essere, cioè erano in qualche modo complementari. Si poteva fare prima imbibizione e poi viraggio per fare delle parti particolarmente colorate, dei tramonti, raggiungere delle tonalità notevoli, magari per le scene più belle, anche perché comunque era un processo abbastanza lungo, poteva essere visto come una perdita di tempo, quindi potevano utilizzarlo per le sequenze migliori e solo in determinate occasioni, perché sennò non ne valeva la pena, o viraggio o imbibizione o addirittura nulla. Quindi, per il semplice fatto che nel romanzo di Gualtiero Fabbri, che fortunatamente prendeva in esame la pellicola, raccontava tutta la pellicola, tutti i quadri della pellicola. Vediamo, poi la scritta scompare, il suo posto emerge nitidissimamente con una grande vivezza di realtà e con pochi o punto tremolii la marziale figura del generale Carchidio, quindi proprio raccontata nel dettaglio e vai a integrare tutte queste informazioni con il bollettino e voilà, hai quantomeno su carta quello che dovrebbe essere il film. Quindi da fiammeggiante hanno optato per la scelta di imbibire le didascalie e sempre per, non da informazioni provenienti dal romanzo di Fabbri, ma da testimonianze varie raccolte nel tempo, hanno optato per la colorazione finale dell'apoteosi, perché tutti parlavano qua e là, insomma ci sono, hanno raccolto diverse testimonianze che parlavano di appunto un'apoteosi estremamente colorata. E quindi hanno scelto per questo tipo di colorazione che tutto sommato è prevedibile, insomma intuibile, la bandiera la coloriamo con i colori della bandiera italiana e lei la coloriamo, cioè ora metto in mano, lo facciamo verde, la corona la facciamo gialla, il mantello azzurro, cielo azzurro, ce l'abbiamo. Non è detto che l'originale di cui appunto parlano tutte queste testimonianze fosse colorato così, non è detto che fosse meno colorato o colorato uguale, poteva essere addirittura più colorato, magari potevano essere colorati anche quattro personaggetti attorno all'Italia, non lo sappiamo. Quindi fondamentalmente da questo tipo di testo assolutamente incompleto, sia nelle immagini sia tutto quanto, principalmente nelle immagini, perché poi in realtà la scaletta ce l'abbiamo, anche ufficiale, perché appunto il bollettino è una cosa ufficiale della casa di produzione, quindi principalmente nelle immagini, sono riusciti a ricostruire una versione il più completa possibile. In realtà, come dicevo prima, appunto al di là dei quadri che mancano, ci si chiede, siccome studiando meglio il bollettino dell'Alberini Santoni, è saltato fuori che probabilmente anche integrando questi quadri mancanti, quindi con tutti i quadri, la durata del film non sarebbe stata come quella dichiarata nel bollettino. Ci si chiede se appunto non ci siano delle parti mancanti all'interno dei quadri rimasti, dei quadri che sono arrivati a noi oggi. Ad esempio, appunto, come detto, si pensa, ci sono alcune testimonianze che tutta questa parte dei due generali a confronto durasse di più. Quindi in realtà noi abbiamo una pellicola di non ricordo quanti metri, ma si stima che il film potesse essere quasi più del doppio.
Quindi fondamentalmente da un film di 6 minuti questo film poteva arrivare anche tranquillamente a 15 nella sua versione integrale. Per adesso non possiamo saperlo, magari in futuro ci saranno ulteriori ritrovamenti. Il restauro è un lavoro anche di scoperta, quasi archeologico. Non è solo l'atto in sé di restaurare il film, quella è la parte finale, poi c'è tutto il lavoro di ricerca e la ricerca chiaramente non finisce mai, quindi magari tra tot anni verranno trovate, un po' come è successo per Metropolis, delle copie dall'altra parte del mondo e quindi si riprocederà di nuovo a confrontare queste copie con le varie fonti, con i bollettini, Alberini Santoni, via dicendo, e magari tra diversi anni arriveremo a una versione ancora più completa della presa di Roma. L'ultima questione è in realtà quasi una sorta di informazione molto aleatoria, quindi prendetela con le pinze, nel senso che arriva da un'esperienza più o meno diretta. È questa. Quando ho dato l'esame di filologia del cinema, ho sentito il professore, siccome l'ho dato da non frequentante, e invece durante le lezioni a quanto pare si erano incaponiti parecchio su questo film. Se non ho capito male, il professore parlava di una sorta di esercizio svolto in classe in cui si era andati a comparare due copie diverse e se non sbaglio, quindi anche qui proprio con le pinze, quest'ultima informazione andrebbe presa, pinze estreme, pinzoni, si confrontava due di queste inquadrature. Cioè l'inquadratura era la stessa, ma erano diverse. Quindi potrebbero esistere due copie di pellicola diverse. Erano diverse nel posizionamento della macchina da presa, sempre se non ho capito male. Non è una cosa impensabile, nel senso che quella di girare due copie contemporaneamente era un'usanza del periodo del muto, del periodo del nitrato, proprio perché il nitrato da una parte era estremamente fragile. Alla lunga cominciava a presentare buchi, tagli, graffi, rischiava appunto di decomporsi, di prendere fuoco, quindi era molto instabile e molto fragile. E quindi già avere dallo stesso film due negativi, posizionando due macchine da presa, una praticamente di fianco all'altra, da lì il motivo per cui le due inquadrature erano leggermente diverse e quindi potrebbero esserci delle inquadrature diverse, potreste trovare, se non ho capito male, inquadrature diverse e mi pare di ricordare soprattutto di questa scena, ma comunque anche se avessi sbagliato, anche se avessi capito male, a livello di informazione generale è utile saperlo, perché magari non è il caso di questo film, ma è il caso di tantissimi altri film del periodo del muto. In più, oltre al discorso della debolezza materiale del nitrato, c'era anche un discorso economico, perché spesso e volentieri una copia veniva girata per il mercato interno, quindi in questo caso sarebbe stato il mercato italiano, un'altra copia veniva girata per il mercato straniero, in maniera tale che ci fossero due negativi, uno lo si spediva all'estero, da quel negativo avrebbero poi tratto tutti i loro positivi, andando chiaramente di volta in volta a distruggere quel negativo, e invece nel mercato interno avrebbero utilizzato un negativo a parte. Questo chiaramente rendeva molto di più a livello economico ed era anche abbastanza lungimirante, considerato proprio la fragilità del materiale, del nitrato, che verrà poi sostituito nel tempo. Ma di questo poi ne parleremo. Quindi questa era la presa di Roma. Direi che fondamentalmente abbiamo detto gran parte delle cose che meritavano di essere dette, abbiamo sottolineato la maggior parte delle cose che meritavano di essere sottolineate. Restano sicuramente delle questioni che non possiamo affrontare, ma non per tempo, per scarsità di voglia, ma proprio per scarsità di informazioni, perché ad esempio appunto la questione del primo film a soggetto potrebbe riaprirsi tra qualche anno, la questione appunto della durata del film potrebbe riaprirsi, anche l'ultima questione che ripeto è proprio quella più, era giusto per dare un'informazione finale, così veramente aleatoria, due negativi diversi, quindi inquadrature diverse,
potrebbe essere approfondita in futuro. Io ho fatto le ricerche ed effettivamente non salta fuori nulla. Sono anche tornato sul sito dell'università per vedere se tra le fonti, materiali vari, ci fosse qualcosa. No, quindi potrei aver capito male, io potrei essermelo sognato, però insomma, resta valido in senso assoluto per il periodo del mutuo, perché comunque l'informazione che in senso generale è validissima. Si parla di due copie. E direi basta, che ci vediamo sabato con la programmazione della Cine Week. Alle 11 di mattina, dove parleremo dei film visti in sala e delle serie, soprattutto di She-Hulk.